Amici della Web TV Piero da Sarono, buongiorno a tutti. Oggi, nell'ambito degli argomenti trattati nella rubrica Sarono della nostra Web TV, vi proponiamo un flash sulla storia della nostra città legato a una specie di slogan popolare. Prima però vorrei passare a presentarvi i due ospiti che gentilmente si sono prestati a parlarci di questo simpatico argomento. Alla mia destra il signor Beghè, Domenico. Domenico, e Giuseppe Radice, che molti di voi conoscono quale autore di numerose pubblicazioni in lingua e in vernacolo. Giuseppe, vuoi dire tu qual era questo slogan, visto che ne hai trattato simpaticamente sul retro del tuo ultimo libro, Sarono spensierata? Sarebbe meglio precisare specie di slogan o una sorta di slogan, perché proprio slogan non è. È un detto che era molto in voga nel primo dopoguerra e lo si diceva nelle sale cinematografiche. Questa sorta di slogan io l'ho voluta riprendere nell'ultimo libro Saronno spensierata ed è Beghè Beghè. Il titolo anche di una poesia, se vogliamo, simpatica, come era anche molto simpatica l'espressione della gente che frequentava le sale cinematografiche e come era molto simpatica la figura del signor Beghè, quindi il gestore di queste sale che oggi abbiamo l'onore di avere qui insieme a noi. Sul retro della copertina ho ripreso questa figura del Beghè Beghè, introducendo questa poesia, questo sonetto tronco, dal titolo appunto Beghè Beghè, con questa precisazione. Beghè Beghè era il grido lanciato dagli spettatori nelle sale cinematografiche di Saronno, ogni qualvolta il proiettore si inceppava o la pellicola saltava, interrompendo così bruscamente la visione del film in cartellone. Un grido che si mescolava con i fischi e che invitava, con la pronuncia di quel cognome, il gestore saronnese degli spettacoli in celluloide a voler ripristinare al più presto la proiezione. Beghè Beghè, a partire dal primo dopoguerra, per chi desiderava passare qualche ora di svago al cinema, era sinonimo di protesta, una protesta buona per intenderci, ma anche una specie di slogan popolare entrato a far parte dei nostri usi e costumi, simpaticamente consegnati alla storia della nostra Saronno. Questa è la poesia. Beghè, beghè! La prima volta al Cinema Central mi sunt andà a Casseri Piscinì. Ho visto un gran spettacolo demenziale, Guerra brusai lus, pellicule e bobine. Me fis una schiada sulla gente in d'un secondo che ogni fin vespe. Regordi un gran fischià ed empardente di disperà a usà. Beghè, beghè! Beghè, beghè, quindi non era una espressione dialettale, ma era il cognome del gestore della sala di proiezione. Signor Beghè, che cosa succedeva per provocare l'interruzione della proiezione? Esatto, allora posso subito spiegarlo. Alla fine della guerra, quando poi si è riaperto il cinema che per un certo periodo era stato anche adibito a mensa della CEMSA, proiettori erano quel che erano, pezzi di ricambio non se ne trovavano, era difficilissimo anche trovare un buon operatore. Ma soprattutto questi macchinari che peraltro il papà aveva trovato nel cinema quando l'ha rilevato, era così, ma quello più importante è che era difficile allora trovare i pezzi di ricambio. Quindi le macchine andavano un po' come capitava.
le pellicole giravano, qualche giunta malfatta, spesso, pom, saltava la giunta. E lì saltava la giunta, fermo tutto. Primo perché, no? Poi poteva succedere anche per un non buon funzionamento delle macchine, come spiegava, che diventava chiaro e scuro, perché i carboni dell'arco, che dovevano avvicinarsi automaticamente, non funzionando l'avanzamento automatico, a volte si disunivano e allora ecco che arrivava l'ombra. Quando poi si avvicinavano troppo, perché l'operatore, un po' inesperto, non era magari attento a tenerle nella posizione giusta, arrivava il contrario. Arrivava che era troppo forte E la luce. bruciava. No, non brucia niente. Non può bruciare la pellicola per quel fatto lì. E allora cosa succede? Altro secondo Végué con qualche fischietto che arrivava. Poi, col passare. Io poi devo precisare una cosa, che visto questo periodo, io sono stato lontano da Saronno 4 anni, perché sono stato 1 anno in collegio interno a Porlezza e 3 anni al collegio Rosmini di Domodossola. Quindi per 4 anni ho perso un po', io ero in collegio tutto l'anno e siccome non ero neanche un grandissimo studioso, finiva che dovevo andare a settembre a riparare qualche esame, per cui sta di fatto che ero poco, avevo un po' perso l'ambiente, quindi non ho più potuto seguirli. Il cinema era seguito dall'impiegato anziano del papà, il signor Marzorati, bravissima persona che faceva quel che poteva. Poi finalmente sono arrivate allora le macchine nuove, si è perfezionato un po' il tutto, ma si andava avanti così. L'uso del Béguet, come avevate detto, sia Radice che il signor Imperiale, era diventato veramente un uso. Io stesso ero in un cinema di Milano, al Missouri, davano l'altalena di Velluto Rosso. Anche lì c'è stato un disguido nella proiezione e in platea ho sentito gridare Béguet! Al mare, va bene, a Finalpia, al cinema all'aperto, anche lì, oh, si sentiva fare quando il sonoro si disturbava. E noi si diceva. Lei è la coppia che la mangia il collo, perché c'è un punto del percorso della pellicola dove viene letto da un canale la colonna sonora, diventata poi pista magnetica quando è venuta. Quando questa pellicola così o andava male, si mangiava il collo, non era più nella posizione adatta e allora si sentiva quel famoso. Signor Becchè, io mi chiedo come mai la protesta popolare all'interno della sala si è manifestata attraverso il cognome del gestore e non attraverso un'altra espressione qualsiasi. Sì, posso spiegarlo, come stavo dicendo prima. Il Béguet era un personaggio molto conosciuto. I cinema erano solo due. Tutti quanti, che Saronno non era così pieno di gente, sapevano che, come usavano dire, un padrone del cinema era questo Béguet. Quando c'era un guasto, c'era qualche cosa, la reazione, la cosa spontanea che veniva da dire, oh Béguet, per di, mettala a posto. Ma era il Béguet, perché era il Béguet che era conosciuto solamente lui come personaggio. Mettiamo, che cosa dovevano dire? Possiamo anche dire che se invece del Béguet era un signor Rossi, ma era Rossi conosciuto come il Béguet, era l'unico che aveva i due cinema in gestione, quando non sapevano a chi dire metta a posto roba, che diceva su Rossi, invece che diceva Béguet perché Béguet era lì. Béguet, Béguet. Signor Béguet, facciamo un passo indietro. Come nasce l'interesse e il coinvolgimento della famiglia Béguet nella gestione delle sale cinematografiche a Saronno? Ecco, io devo precisare una cosa, stiamo parlando di tanti e tanti. Io sono nato nel 31 e se non sbaglio il cinema saronnese si era incendiato e poi è bruciato, mi pare nel 32 o qualcosa del genere, per cui il papà era stato chiamato per ricostruire il cinema. Perché la famiglia Béguet si occupava Il papà di era un costruzione. costruttore, il più vecchio e anche il più conosciuto allora, Possiamo fare una costruttore. parentesi? Sì. Vogliamo ricordare che Mio padre è vogliamo. stato assistente dei muratori dell'impresa Béguet, anzi può dire qualcosa di più il Io signor Béguet? me lo ricordo, il gin.
come se fosse ieri, prima di tutto come personaggio. Pensi che quando Il Gin è il soprannome il di mio Gin, che era il padre. papà, no? Io, come è stato detto, 34 anni era assistente del papà. Essere assistente di un crapone come mio papà, bisognava essere veramente in gamba. Volevo aggiungere che siccome era un vigile del fuoco volontario, ma a un certo momento era anche graduato, pensi che qualche domenica veniva a prendermi a casa quando sapeva che c'erano delle dimostrazioni. C'era la torre famosa dove i vigili del fuoco fanno le esercitazioni, no? Con le scale, veniva a prendermi a casa, mi accompagnava là per farmi vedere queste esercitazioni. Lui in divisa, alto, con un mi faceva una certa impressione. Mi prendeva per mano, veniva in bicicletta, poi mi prendeva per mano e là e stava là. E mi ricordo di una volta che non so per come mai io e il papà eravamo là, ma il papà deve aver parlato con qualcuno, non aveva potuto vedere un certo passaggio con le scale, il papà ha detto a Gin, ma forse mi l'ho vista, no. Su Gildo, la faccio un'altra volta, ha detto, L'ha l'ha ripetuto. ripetuto. Riprendiamo il Il discorso. discorso, ecco, eravamo arrivati che il cinema si era incendiato, era stato costruito. Il gestore di allora, che non posso ricordare, non ricordo chi poteva essere, ma la proprietà era della società operaia di mutuo soccorso, quindi il gestore mi risulta, se non sbaglio, che non aveva più potuto continuare. Allora era stato offerto al papà di continuare lui la gestione. Il papà allora ha detto va bene, con l'aiuto dell'impiegato anziano, il signor Marzorati, hanno pensato di gestire il cinema. Del perché poi è arrivato il centrale? Perché dopo poco tempo chi gestiva il cinema centrale, anche qui spero di ricordare bene, aveva ritenuto di non continuare l'attività. Non ricordo se era stato messo all'asta o meno, ma qualcuno aveva consigliato al papà che gli hanno detto, sul beghè, al Gaggiar Cinema Saronese, prenda lei la gestione del centrale, così almeno lavora. E così è arrivato anche il centrale. E per il centrale è andato avanti per anni finché dopo è stato ripreso dal proprietario, signor Zerbi di Saronno. Nel frattempo avevamo deciso, io mi sono dedicato al cinema perché devo francamente dire il papà era conosciuto per essere questo bravissimo costruttore, ma metterlo sulle case, a me piacevano. E allora mi è piaciuta l'idea di gestire il cinema. Dopo un certo tempo si è ritenuto di rimodernarlo con il lavoro fatto dall'impresa Radice. Quando abbiamo rimodernato il cinema, mi ricordo io e Francesco, siamo andati in una ditta qua vicino perché faceva le capriate già prefabbricate, insomma è stato rimesso a posto, l'abbiamo fatto quel po' che si poteva di abbellimento, finalmente tutti i macchinari nuovi, il papà che aveva il pallino delle macchine precise, soprattutto dei tedeschi, noi avevamo tutto un impianto Zeiss, Hermann 10 della Zeiss, cosa che avevano grandi cinema. Perché il Fagnese cinema l'erano non grande, ecco che allora il beghe ha cominciato a diminuire. Qualche incidentino magari ci sarebbe stato lo stesso. E messo a posto, ecco per rispondere, il cinema, il beghe papà se li ha trovati, come ho spiegato. Io, che ho preferito fra le attività dedicarmi alla gestione del cinema, ecco che ho continuato e sono andato avanti. Signor Beghè, con che criterio gestiva la scelta dei filmati? Adesso si direbbe come gestiva il marketing della sala. Beh, certamente, prima di tutto una cosa importantissima, io fortunatamente, visto che ero un po' appassionato di questo lavoro, l'avevo capita un po', bisogna fare i film particolarmente adatti alla piazza. Io non potevo portare a Saronno un film di altissimo livello che per esempio al Cinema Mignon di Milano stava su 3 mesi e a Saronno non poteva andare. Perché a Saronno c'era un certo tipo di. A Saronno e in tutti i paesi che i gestori, che i noleggiatori delle case cinematografiche, quando facevano una specie di scala, la prima visione, la seconda visione, poi arrivavamo in profondità, andavamo verso la provincia. Per dare un'idea, noi si facevano le piene con i film con Luciano Taglioni, con Amedeo Nazzari, con Levi Sasso, una volta che ho voluto
slanciarmi a fare un film difficile tipo Cineforum, al cinema non c'era nessuno. E allora, e mi pare obbligo di chi ha una gestione, di accontentare, di scegliere le pellicole adatte al tuo pubblico. Io avevo il dovere di incassare, perché era il mio lavoro. E per incassare dovevo fare altro. Mi ricordo che mi era stato proposto di fare veramente il cinema d'essai. E allora a promuovere e a convincermi era stato il professor Rezzonico, giovane allora, e insieme abbiamo detto, e a lui stesso che veniva a vedere, mi ricordo Giulia e Jimmy, un giorno si è meravigliato e mi ha detto, però, caspita, non si ottiene successo. Questi cinema, oggi so che invece il cinema è cambiata la gente. Certo. Noi avevamo locali cosiddetto di provincia, con un pubblico simpatici, a cui voglio aggiungere, con tutti i bacheche che ho sentito, sa che io una cosa che ho ritenuto di essere grato al pubblico di Saronno, perché con qualche bacheca, con qualche fischio, con qualche film che magari non era adatto, venivano, era il mio lavoro e io veramente sono grato ai Ed è saronnesi. passata la storia. Così come devo dire che sono molto riconoscente ai signori della società operaia, che quando hanno affidato la gestione al papà, poi è venuto il giorno che il papà ha detto adesso vai avanti tu, no? Giustamente c'era una bella riunione con presidente, consiglieri, allora se non sbaglio era il ragionier Sevesi, il presidente, e tutta la cosa è così, e il papà aveva detto da domani affido la gestione a mio figlio. Io ho guardato in giro e qualcuno di queste persone anziane si sono un po' guardate, come dire, Beghet, Gildo Beghet, vabbè, e il figlio, sa cosa ha fatto mio papà? Davanti a tutti ha detto, tranquilli, e guardando me, mio figlio ha detto precisamente, ha il dovere morale di farmi fare sempre bella figura anche dopo che sarò morto. Per me è un impegno, una consegna. Da allora l'ho Questo impegno e questa consegna, quanto è mantenuto durata? fin tanto che ho cessato di gestire il cinema per intraprendere un'altra attività, perché è stato il periodo in cui il cinema E era questo quando è calato. avvenuto? Guardi, io l'ultimo anno che il cinema ha cominciato a scalchignare, ma diciamo pure che in Italia c'erano circa 9.000 sale cinematografiche, se non vado errato, ma si erano ridotte a meno della metà. Sulla provincia di Varese, i controlli della SIAE, avevamo un calo che andava fra il 25 e il 30% di presenze. No, poi è arrivata la televisione. Ma aveva ad esempio influito l'arrivo, diciamo, sul mercato delle sale parrocchiali che nel frattempo Qualche sala gli parrocchiale oratori, i era parrocchi venuto. avevano creato? Ma non avevano mai dato fastidio, prima di tutto perché in partenza le sale parrocchiali avevano delle limitazioni nella programmazione. C'era il famoso adulti, adulti con riserva, escluso, tutta una gamma di cose, non hanno mai influito. Anche perché devo dire che Saronno, questo era andato un po' bene a me, era circondato da questi paesi che non avevano dei cinema. O magari avevano solo quello dell'oratorio. Quindi c'era a sabato e domenica e festivi quella che noi chiamavamo la calata. Il signor Beghet mi ha dato uno spunto di ricordi personali. E quando ero un ragazzino che frequentava l'oratorio, io ricordo che proprio fuori dalla chiesa prepositurale venivano esposti i film con scritto proibito o non proibito, vietato ai minori di 14 anni, 16 anni, 18 anni e così via. E venivano indicati appunto questi film. Io penso in concerto con il No, 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 gestore, non no, era no, no, disgiunta la no, no, cosa. era disgiunta. Era il fatto che quando i film degli oratori o i film che dipendevano dalla parrocchia o come, c'era addirittura una casa di noleggio che era specializzata nel fornire la programma, era la San Paolo se non vado errato. Loro avevano questa limitazione. I film esclusi non li potevano fare. Poi c'era il film adulti, adulti con riserva,
per cui ci voleva, poi mi pare permesso qualche. Ma loro avevano questa classifica. Ma la classifica non era fatta per il film che veniva fatto all'oratorio. Loro pubblicavano i film che venivano sulla piazza, indicando questo qui è escluso. E c'era una Ho classifica, capito. classifica che peraltro a noi veniva comunicata anche in quello che si chiamava lo statino. Ogni pellicola era corredata di un piccolo libretto chiamato statino, dove c'erano indicati i metri, gli eventuali danni e cose, e la classifica, con l'obbligo di restituire la pellicola nello stato in cui l'avevamo ricevuta. Se c'erano 10 giunte, dovevano essere 10 e non 11. Ecco, tutta una cosa così, e quello della. Questo era per rifarmi a quello che mi aveva chiesto il signor Imperiale, se avevano influito. Io non ho mai avuto l'idea che avessero, magari se un giorno, al poi momento, cinema dell'oratorio, poi quando è venuto il Sidio Pellico, era un'altra cosa. Il cinema Sidio Pellico era gestito e mi pare dipendeva dalla società ARS. Esatto. Associazione Ricreativa Saronnese. Aveva, era già un film. Se per esempio c'era un grosso film importante, magari si sentiva che qualcuno andava più di là che di qui. C'era un'altra sala all'aperto, in effetti, Sì, non era, quelli lì. non era una sala, un cinema all'aperto, il Sì. Pusterla, Cinema che Pusterla. era proprio in via Via Pusterla. Per Pusterla. la verità si chiamava Cinema Arena. Sì. Era gestito nei periodi estivi. E quindi era una, non era una sala, era un film all'aperto. In questo non era coinvolta No, la no, famiglia no, io Benelli. non avevo mai avuto niente, niente col cinema all'aperto, ma poi non è che andava forse neanche tanto. Ma lei mi chiedeva della. Era una bellissima la contrattazione, bisognava essere molto attenti, perché. Appunto, volevo chiederle proprio a titolo di curiosità Sì. qual era la programmazione che tirava di più, a parte quella iniziale che diceva lei con Amedeo Nazari e Erano questi. quelli che erano i film di successo, notoriamente di successo, dappertutto, A livello a nazionale. livello nazionale. Ma bisognava stare attenti che certi film particolarmente difficili, certi film così, insomma, che non incontravano il gusto che i noleggiatori stessi chiamavano siamo in provincia. Ecco, c'era un pubblico che aveva una sua preferenza e quindi bisognava fare quei film lì. Io che ho fatto qualche volta, ho fatto qualche film anche per dare un po' un'impronta un po' diversa, ho preso anche delle belle suonate. Mi ricordo, e vale la pena di citare, io sono un appassionato di musica classica soprattutto. Cosa succede? C'era stato un bellissimo documentario, si chiamava Musica Cuore del Mondo. Il contratto stesso era fatto 1 o 2 giorni feriali. Il noleggiatore stesso non pretendeva né il prefestivo, né il addirittura un giorno, perché sapeva che dopo un giorno faceva niente. Musica Cuore del Mondo, si vedeva l'orchestra, si parlava allora di Stokowski, di tutta questa gente, il grandissimo violinista, Jascha Heifetz, c'era Furtwängler, parlavamo dei grandi cose. Quel giorno lì apriamo alle 3, ci saranno state 10 persone. Alla sera forse altre 10. Bene, io ho tenuto duro. L'ho fatto anche il secondo giorno. Fa niente, ci ho smerato un po' di soldi. Ma dovranno capire la meraviglia della musica. Niente, l'abbiamo riportato. Allora, i film, la contrattazione veniva fatta poi. Certi film erano con domenica, domenica è festivo, la tenitura era rapportata alla capacità di Saronno. No? I film che hanno superato le 2 settimane sono stati solo Via col vento, i 10 comandamenti, basta. Che coinvolse tutte le scuole di Tutte le Saronno, scuole, no, io giusto? organizzavo, sono Ricordo. venuti anche tutti, non so se devo dire bene che erano già sacerdoti del Seminario. seminario. Una Seminario, sì. mattina abbiamo fatto i film per loro, c'erano 120 sacerdoti. Poi veniva a tutte le scuole, ma vede, questa tenitura, a volte mi succedeva che non tenevano neanche la tenitura, a volte film di successo si scriveva fuori a grande richiesta, che non c'era neanche uno che lo richiedeva, a grande richiesta si rifà il film, ma perché si sapeva. Ma poi bisognava stare attento, quando era domenica lei vedeva, andare lì in sala, bisognava ascoltare, lei capiva che il pubblico aveva
Al pubblico era piaciuto. Io dovevo farlo al lunedì, lo facevo al lunedì e lo facevo anche al martedì, perché di domenica la gente al lunedì andava al lavoro, parlava, diceva che bel film, che bel film. A volte era successo che le presenze del venerdì erano inferiori a quelle del lunedì. Perché la gente andando a parlare, come ho detto, Passaparola. passaparola, allora io, con la mia bella cosa, grande richiesta, lo si faceva anche martedì e si proseguiva. Signor Beghet. Posso dire una cosa? Sì. Ecco, il signor Beghet oggi ha regalato a Saronno e alla storia dei saronnesi un grappolo di poesia, perché veramente questo ambiente, questo mondo non è mai stato descritto. E l'ha descritto tanto bene, gli faccio tanti E complimenti. sa che noi qualche volta, io mi ricordo qualche volta di aver chiamato i carabinieri Per perché regolare non ci stava più il gente al cinema, flusso. dal grande successo che aveva. E poi bisognava anche sapere mettere oggi un bel film. Innanzitutto una cosa, non andava mai imbrogliato il pubblico in questo senso. Mi diceva la pubblicità. Io facevo della pubblicità. Mi ricordo che c'era una costruzione lì verso la stazione, c'era una stacconata enorme. Io mettevo fuori gli affissi in più al corredo pubblicitario, no? Ecco, anche quello per dare l'importanza di una piazza. Il noleggiatore ritiene che per il cinema saronnese o centrale di Saronno io dovevo ritirare quello che si chiama corredo pubblicitario. Quattro affissi a quattro fogli, sei affissi a due fogli, serie fotografica e sei o sette locandine. Quando c'era un film che io sapevo che piaceva, io aumentavo la pubblicità, perché la pubblicità andava fatta proprio quando il film era bello. E Perché stimolava la se lei pubblicità. faceva una grande pubblicità credendo di attirare la gente quella volta lì, la volta dopo dice, beh, non mi freghi più. Ma se invece loro sapevano che il film, il Beghet ha messo fuori gli affissi a 24 fogli, le stampe al cinema, la prossima volta sanno che il Beghet non imbroglia. È ancora un bel film. Ma poi Giusto. c'erano dei bellissime cose. Quando è stato fatto il più grande spettacolo del mondo? Sa la pubblicità che ho fatto io per Saronno? Da venerdì, per esempio, giorno tale a lunedì e così. Al cinema saronnese, un film che non ha bisogno di pubblicità. È il più grande spettacolo del mondo. Era il titolo del film. Ottimo. Era così, era insomma, Bene. come se posso dire, perché mi chiedeva il pubblico, a volte i film, a volte un po' sparatori e sanguinari, piacevano anche, no? E io mi ricordo che nel contratto l'ho dovuto fare, c'era un film su Eichmann, quel Nazista. nazista che ha sterminato i cosi. Tedesco. Ecco, e si chiamava Il sicario del diavolo. Ora, Il sicario del diavolo non era un titolo giusto, perché uno diceva, Il sicario del diavolo, ma chi può essere? Può essere Frankenstein, può essere un cavolo qualsiasi. E io avevo detto, Il sicario del diavolo, fra parentesi, Eichmann. Ma poi ho detto, è bene che lo vedano questo film, così imparano. Ho fatto le locandine, ho scritto, questo film è vietato ai minori dei 18 anni, era vero, per legge, ma io gli ho aggiunto, ed è sconsigliato alle persone facilmente impressionabili. Il film che dovevo farlo 1 o 2 giorni, l'ho fatto 4 giorni. Il fatto È di una sentire, strategia. il fatto di dire facilmente, e guardi, è quasi triste il vedere come la gente si appassionava a queste brutte scene, quello che sta succedendo adesso. Tutti questi film imperniati sulla violenza, ma anche la televisione, tutti i film, armi, poliziotti, sparo, io sparo, vi spara. Un giorno parlando con un signore, un medico, mi diceva, Beghe, lei mi dice queste cose, ma guardi che è vero. Il pubblico c'è una assuefazione alle scene brutte, alle scene di violenza, alle scene così. Per cui diventano che quasi quasi il produttore le deve aumentare. Una volta nel film western si sparava uno, quella finiva per terra. Oggi se non gli fa venire fuori il sangue, se non vede per terra il sangue, quasi non attacca più. Bene,
amici della Web TV, riferendomi all'intervento di poco fa di Giuseppe Radice, non a caso noi di Piero da Saronno vi abbiamo voluto proporre questo servizio. Il personaggio, signor Beghé, ne valeva la pena per i suoi contenuti. Alla prossima.